torno alla domanda iniziale, io avevo alzato i conti quando si parlava di sport sociale, di sport nelle scuole, di discorsi che ci sentiamo fare da tanto tempo. Te la pongo così, è la volta buona questa qui per cambiare quello l'angolo visuale, lo sport che deve essere quello che ci fa divertire negli stadi, quello che ci salva in televisione, ma anche quello che serve a migliorare la salute dei nostri figli, dei nostri anziani, di noi stessi, voglio dire, è la volta buona. La volta buona è che se si perde l'occasione rischiamo di tornare indietro ancora una volta di qualche anno. Ci sarà un piano culturale in questo paese della pratica sportiva a qualunque livello, dal professionismo all'olimpismo fino ad arrivare a quello che è il piano dello sport sociale? La risposta secondo noi è sì. E come si affronta questa cosa? Se tu il piano culturale non lo poni, diciamo, come elemento di discussione per capire appunto dove questo elemento con i dati del prodotto interno lordo, con la presenza territoriale, con i volontari, con quello che è definito capitale sociale, una grande fetta del capitale. Di quei 350.000, circa il 30% e più è rappresentato dalle circa 100.000 società sportive di questo paese. Dati Istat, non dati degli enti di promozione sportiva che si mettono lì a fare un ragionamento. Allora, c'è un piano culturale. Quanti rappresentanti della politica, delle istituzioni, avrete sentito dire il grande valore trasversale della pratica sportiva, le cose diceva prima, l'educazione, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e via, tutto a dire. Quando lo si fa? Come lo si fa? E questo è il tema. Guardate, anche qui non lo dico come nota polemica, il 31 di gennaio di quest'anno, quando fu presentata la riforma all'acqua cetosa, il sottosegretario Giorgetti, uno dei due, diciamo, promotori della riforma, alla quale noi abbiamo detto sempre subito, cioè, di sì, si faccia una riforma, vogliamo ragionare di una riforma, ha sempre detto in quell'occasione, ha sottolineato, non è la riforma dello sport italiano, è la riforma del sistema sportivo. Siamo a Roma, io non sono romano, mi verrebbe da dire aridaie, aridaie. Lo facciamo in questo percorso di decreti attuativi uno sforzo in più, perché lì l'impianto c'è, a partire dalla definizione, la recepiamo questa definizione europea che secondo noi, questi quattro enti di promozione sportiva, è quella più avanzata ed è quella che permette in modo anche facilitativo, diciamo, no, di creare il famoso ponte, è una definizione che facilita quel ponte lì, non crea contraddizioni da quel punto di vista. Quindi c'è un piano culturale sul quale noi dobbiamo fare un ragionamento, tutti gli attori, e quindi è auspicabile che il ministro Spadafora, del quale io ho già sentito delle cose, come dire, importanti, interessanti, diciamo, i suoi trascorsi parlano di una persona, diciamo, che su un piano culturale vuole avanzare su tutto il tema dei diritti civili, non lo devo dire a noi o a voi ancora, diciamo, ancora meno. Di promozione sportiva deve essere una di quelle che spinge fortemente a alzare il livello culturale nel momento in cui si aprirà il percorso dei decreti attuativi nell'interlocuzione con le istituzioni pubbliche. Perché 15 enti di promozione sportiva, bisogna dirlo in maniera chiara, non hanno motivo più di esserci in questo paese. Buona, non ha motivo di essere, per un semplice motivo, è chiarissimo su quel registro 2.0, chiarissimo, io, diciamo, voglio essere smentito su questo, che ci sono enti di promozione sportiva che caricano dati che per una buona fetta sono legati ad associazioni di secondo livello, e come voi sapete sono associazioni per cui quell'ente di promozione sportiva non organizza in modo diretto quelle attività. Stiamo dando tessere per copertura assicurativa, non rispondendo a quello che è il regolamento degli enti di promozione sportiva, contravvenendo ad una norma. Bisogna parlare con il linguaggio secco della verità in questo paese, adesso, in questa fase di decretazione attuativa, perché noi abbiamo la responsabilità, ascoltavo anche prima, la responsabilità sociale di intercettare risorse pubbliche.
Io voglio dire a quel cittadino che versa le tasse che la mia porzione di responsabilità è dire davvero che cosa faccio. E che se nel momento in cui si fa un lavoro di trasparenza, il primo è la WISP ad essere punito, bene, si sta facendo chiarezza, bene, tutti ci si metta in gioco su questo, se vogliamo davvero far avanzare il paese. Speriamo che la riforma sia questo. Io sono convinto che le due riforme possono essere questo, anzi su una sono straconvinto. Abbiamo fatto un'assemblea dove noi abbiamo sposato chiaramente il tema lo sport, io ci aggiungo ancora di più lo sport sociale di base, e il terzo settore, lo dice spesso anche Gabriele, e il terzo settore, qui permettetemelo anche, non me ne voglia se qualcuno ha cominciato da Damiano, perché poi noi discutiamo, giustamente ci diciamo le cose, non me ne voglia nessuno dei professionisti, anche qui l'ho messo nella relazione al congresso nazionale, dei professionisti, dei consulenti, che legittimamente hanno le loro posizioni anche nel rapporto con le ASD in tutto questo, diciamo, periodo, no? Della riforma, prima della riforma, eccetera. Se noi vogliamo essere coerenti con quanto abbiamo detto fino ad oggi, lo sport è terzo settore. Allora è evidente che la riforma del terzo settore su questo aiuta ed è un elemento di opportunità, eh? È un elemento di opportunità. Allora, quanti mal di testa noi sono venuti nel rapporto con le istituzioni locali tra, come dire, gestione degli impianti, gestione di attività sociali e tutto quanto ci si dice essere grande valore. L'articolo 55 e l'articolo 56 su questo, a proposito della registrazione, dell'ingresso del registro unico nazionale, lo dice, è un'opportunità o no? Chi non c'è non sta a quel tavolo. E se io sono seduto insieme all'assessore o al sindaco di turno per coprogrammare e coprogettare e qualcuno lì non c'è, e io posso dirgli guarda, no, non siamo dentro un elemento, come dire, di contrattazione politica, c'è un riconoscimento giuridico di quello che è il terzo settore italiano. Questo è l'elemento di avanzamento, diciamo, che c'è stato sul piano culturale, normativo e quindi anche politico, di politiche associative che noi oggi siamo chiamati a fare nel rapporto con le ASD. Non voglio tornare indietro io da quello che c'è scritto lì, ci sono tre pilastri nell'articolato della legge delega secondo noi, secondo la WISP, secondo me. Il primo è il riordino del sistema sportivo, perfetto, bisogna sapere bene dove sta la promozione sportiva, con grande chiarezza. Io sono tra quelli che legge come un'anomalia che le federazioni sportive devono fare i master, per esempio, perché tutto può diventare olimpismo. E qual è il problema? Come gli sport stanno diventando olimpismo, qual è il problema? Ma qual è il piano culturale sulla base della quale tu poni il valore della promozione sportiva? Due, il tema della semplificazione amministrativa. Oh, da quanti anni la stiamo aspettando? E va giocata la partita, perché va semplificato il lavoro e l'apporto dei nostri volontari, di chi tutti i giorni offre quel capitale sociale, crea inclusione sociale, fa da sentinella sul territorio per dire bene, noi ci siamo, vogliamo dare una mano alla realizzazione delle politiche pubbliche, non solo fare mettere quattro persone intorno a un campo con la pacchetta, no, siamo oltre. Se è vero ciò che si dice, allora noi lo vogliamo realizzare. E la terza questione, diciamo, che c'era dentro, che io reputo, il tema del lavoro sportivo. Stiamo parlando di dignità. È arrivato il momento, si è aperto un tavolo, anche nel precedente governo, si è aperto un tavolo al Ministero su questo, sottosegretaria Puglisi, l'ho visto essere anche presente, il sottosegretario Simone Valente, che era prima appunto aveva delega come sottosegretario nel precedente governo, e che sono stati presenti qui ai vostri lavori, la sottosegretaria Puglisi lo ha detto, no? Allora, vogliamo fare un salto su questo anche? È evidente che non c'è la sostenibilità del sistema, non c'è risorse sulla previdenza, sull'assicurazione, sulle tutele. Si è costruito sul tema della discontinuità. E allora, se discontinuità deve essere, questi sono temi che vedono la promozione sportiva nell'articolo 1 dello Statuto del CONI non esserci. L'articolo 1 del CONI recita la confederazione delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate. Gli enti di promozione sportiva stanno nell'articolo 26, sul quale con amici, saluto Marco Gardiolo che è qua, come dire altri dirigenti nazionali che hanno condiviso battaglie con la WISP, ad adiuvando il famoso articolo 26, abbiamo perso tutto, abbiamo perso il ricorso al TAR, il ricorso al Consiglio di Stato, abbiamo perso tutto,
ma le abbiamo fatte però le battaglie. Così nell'articolo 26, i brutti anatroccoli, fatemela dire così, giusto anche per strammatizzare un po', dello sport italiano con i grandi numeri. 4,2 milioni nelle federazioni sportive, 7,3 milioni da verificare, ritorno a dirlo, da verificare, a cominciare dalla WISP, però questa è la proporzione. Allora sì, è l'occasione, è la stagione, forse anche giusta, e lancio un'ipotesi, dove ci sta il salto culturale? Non semplicemente nel dirlo, come potrebbe farlo anche Vincenzo Manco, come lo sta facendo adesso, nel provare a dare dei segnali chiari. Racconto questo aneddoto velocissimo. 3-4 giorni siamo stati come WISP in rapporto con la Commissione Europea, con alcune direzioni generali, delle politiche, coesione sociale, pilastro sociale, sostenibilità ambientale, eccetera. Perfetto. Abbiamo visto gli indicatori di deprivazione materiale che sono legati ai temi della individuazione della fascia di povertà. Tra le cose c'è chi non si può permettere un telefonino, chi non può permettersi una settimana di vacanze, facciamoci tutte le riflessioni anche su questo, non oggi, né tantomeno le farò io. Domanda, ma sulle deprivazioni materiali noi possiamo metterci come indicatore? E lì lo vedi subito che avanzi culturalmente nel paese, la vedi subito la volontà politica dove sta. Ci mettiamo il mancato accesso alla pratica sportiva? Non c'è. E allora se c'è questo grande valore, e c'è, di cui si parla, è lì che bisogna intervenire e incidere. Quindi io credo che questi quattro enti di promozione sportiva, non solo su questo, ma su altre cose, devono incidere a spostare in avanti l'asse del nostro valore e del nostro riconoscimento all'interno di questa stagione che si è aperta, perché è qui che giochiamo, secondo me, la vera partita, sperando di trovare la sensibilità giusta nei nostri interlocutori. Vi ringrazio. Grazie a Vincenzo Manco, presidente del WISP.